chiamo Maria Cristina, che sta di casa accanto a me. La vedo la mattina, mentre prepara il suo caffè. E lei dalla cucina, sorride birichina, mi mostra una pastina dalla tendina di schiuma a metà. Questa casa non si canta. E poi cos'è questa canzone idiota? Maria Cristina. Non ammetto assolutamente il mio nome in bocca al personale. E se proprio non potete fare a meno di cantare, no. Giuseppe, aprite la radio. Subito, signorina. Tant'anni or son, scrivendo una canzone, io dissi vento, vento, portami con te. Oggi però ho mutato la versione, e alla canzone dico, vola tu per me. Vola, 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 che più del vento tu saprai volare. Vola, 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 dove c'è già l'amore da aspettare. Che dolcezza, la voce di Gigli si riconosce subito, ah, splendido. Ma che Gigli, non era Gigli, domandalo ai ragazzi, che ve ne pare? Ma che Gigli, era una voce comune, piuttosto volgare. Come dicono i militari? Se ci fosse quel mio romoletto. Lei non ha toccato cibo e ho pensato che sono biscotti super nutritivi al destrosio. Vi prego. Per me
No, grazie, signor Fabrizio. Signorina, lei oggi ha avuto una certa emozione ed è dimostrato che in questi casi l'organismo consuma di più. Bisogna sostenersi maggiormente. Se loro sono qui stanotte per colpa mia, non vorrei essere difeso. No. No, signorina, questa è la mia riserva personale, gli altri non c'entrano. Io li ho tenuti per l'imprevisto. E allora li conservi, non si sa mai. Perché? Lei è un imprevisto. Guarda com'è distrutto la mia casa. Dimmi dove fuggi dalla mia scusa. Tu non rispondi e piangi insieme a me. Bravo! Che c'è? Che è stato? Sei pazza? Felici allora, Annibale. Ti ricordi il nostro viaggio di notte? No, cara. A Venezia mi hai lasciata cantare tutta la notte. E per questo te l'ho proibito per tutta la vita. Dove sarà? Chi? Ah, la zia e il nipotino. Li troveremo. Speriamo. È dimostrato che l'alcol...